Benvenuti a tutti. Oggi è lunedì, 12 dicembre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Vergine. Lunedì tutta per i sentimenti. All'ordine del giorno oggi i sentimenti, con Plutone in trigono e la Luna in sestile tutti al centro della scena, il partner, i figli, gli amici. Metteteci anche Giove, nonostante l'opposizione, che vi rende più fiduciosi nei confronti degli altri e più propensi a dar loro spago e spazio nel vostro cuore. Insomma, una bellissima giornata, perfetta per consolidare legami o far spazio a sentimenti nuovi, che fino a ieri non eravate pronti ad ammettere. Figli adorabili, anche se grandicelli ancora attaccati a voi, gli altri se ne vanno in giro a scorrazzare, mentre loro di giorno studiano, le feste le passano in famiglia o con qualche amico sulla stessa lunghezza d'onda e la notte non sono in giro ma nel loro letto tranquilli a dormire. Incontri con persone giovani che sarebbe meglio evitare, sarà meglio non riporre troppa fiducia in loro e essere attenti e vigili. Un giovane che ha nei modi molta arroganza ed egoismo, una persona che cerca solo la fisicità in un rapporto, che non desidera impegnarsi seriamente. Delle persone intorno a voi spettegolano alle vostre spalle e non sono per niente sincere. Potreste sperimentare nuovamente la vita da single. Vedrete che tutto sommato non è male. Portate pazienza soprattutto nella prima mattinata, non sempre le persone riescono a capirvi e potreste andare incontro a spiacevoli quanto inutili discussioni. Oggi sarai lunatico e molto suscettibile. Rifugiati in un posto tranquillo. Non vi precipitate ad aiutare chi in realtà non merita neanche la vostra comprensione. Pensate di più a voi stessi. Amore in equilibrio per le coppie di lunga durata, abbastanza equilibrato per le coppie giovani, presto potreste raccogliere i frutti di questo amore, ma decidete se davvero lo volete vivere con il vostro attuale partner. Occasioni giuste oggi per rimodulare la propria vita e le proprie amicizie. Soprassedete se qualcuno vi annoierà o si intrigherà di cose vostre. Astrologia, occulto e misteri della vita, ti attireranno fortemente. Magari il passato vi condiziona ancora, un buon motivo per recidere ogni ponte con il vostro trascorso. Oggi notizie inattese potrebbero farvi capire che è giunto il momento di tagliare alcuni ponti. Venere e Luna in buon aspetto vi renderanno particolarmente affascinanti e attraenti agli occhi degli altri, qualche piccolo ritocco anche al look non farà male. Oggi dovreste essere flessibili e passare sopra a certi piccoli inconvenienti creati da persone che conoscete bene. Qualche momento di tensione in amore. Qualcuno dei vostri piani in questa giornata potrebbe essere disatteso dall'arrivo di qualche componente della vostra famiglia che proprio non vi aspettavate. Non è il momento di affermare le vostre capacità e chiedere una retribuzione più adeguata, conviene aspettare il momento giusto. Gioco dei transiti che manifesta alti e bassi quest'oggi con Marte, Giove, Sole tutti contrari. Altalena a cui voi sapete tenere testa egregiamente, specie se appartenete alla Vergine prima decade. Sarai poliedrico e vedrai tutte le sfaccettature di ogni argomento, ed agirai con destrezza. In ambito lavorativo, sarai sommerso dagli impegni. In ambito affettivo, criticherai un comportamento della partner. Un consiglio, analizza anche te. Potete mettere in seria discussione il vostro modo di approcciarvi alle persone poiché qualcosa è evidentemente sbagliato. Forse non siete stati molto disponibili o attenti con qualcuno. Avete modo ora di mettervi in gioco e non risparmiatevi. Capirete da che cosa dipende l'astio o la paura altrui nei vostri confronti. Non sempre si tratta di antipatia, talvolta può semplicemente trattarsi di timore. Buon equilibrio tra amicizia e amore, a meno che un partner ci sia già e l'amico della porta accanto che viene a suonare un po' troppo spesso non convince l'amato bene, che prende a mettervi il muso. Qualcosa di stonato potrebbe esserci, modello triangolo ma dai lati sfumati e molto aperto. Tutto in forse, insomma, ancora fantasia o realtà da costruire, ma per questo occorrerà la vostra volontà e la disponibilità a dare l'ok. Amore ed Eros.
sesso e sentimento indirizzati in direzioni opposte, basta accentarne l'alternanza per ritenersi comunque soddisfatti, in fondo bastate già a voi stessi, non siete voi a dipendere dal partner, casomai viceversa. Essenziale è avere accanto una persona in grado di darvi felicità. Altrimenti, signori, si scende alla prossima stazione e si cambia. Occhio puntato sulle compagnie frequentate dai vostri figli adolescenti, anche su di loro qualcosa di ridire si può trovare, ma se l'educazione che avete impartito loro è solida e ben fondata, non avrete da temere. Vero che una mela marcia può guastare un cesto, ma non se detto melo è un tipo attento e prudente come voi. Cari Vergine, nelle prossime giornate anche le persone più prudenti che tendono a rimandare le polemiche potranno avvertire una forte agitazione. Un lunedì all'insegna del recupero, dovrete fare attenzione alle polemiche. Mordetevi la lingua in alcuni casi. Se vi siete accorti di sopportare sempre meno il partner, è inutile andare avanti cercando di fare buon viso a cattivo gioco. Meglio affrontare il problema e tutti i suoi strascichi. La vostra calma nell'affrontare le difficoltà e la capacità di gestire le incombenze quotidiane con grande fermezza, senza scordare di far ritornare l'ordine, quando si è arrivati al caos, vi fanno apprezzare molto dalla persona che avete accanto. Ricordate che, ogni tanto, ci vogliono anche la fantasia e la capacità di improvvisazione. Nella carrellata dei segni che meglio si possono compenetrare al vostro temperamento così intessuto dalla concretezza dell'elemento terra, dobbiamo far rientrare i due segni appartenenti all'elemento più estroso, creativo, imprevedibile che lo zodiaco ammetta, l'acqua. E questi due segni, oltre al già visto segno dialettico e complementare dei pesci, sono il cancro e lo scorpione, anche perché inseriscono un pizzico di follia e di sregolatezza. A volte di voglia di trasgredire, nel vostro mondo perfezionista. Il che vi fa molto bene e vi rende più disinvolti e umani. Lavoro e denaro? Trattativa privata con conoscente di un amico, dal quale intendete acquistare a prezzo conveniente una bella bici, un'auto usata ma ancora ben tenuta o addirittura la cassetta della nonna, della quale si vuole sbarazzare, mentre a voi l'opportunità interessa parecchio. Accordo stipulato in modo facile e convincente, l'intermediazione della conoscenza comune olia le ruote alla trattativa. Sul lavoro c'è un'atmosfera talmente negativa che non potrà che avere effetto anche su di voi, quindi procedete con cautela. La vostra natura sensibile poco si adatta a certe situazioni. Oggi vi converrà indossare l'armatura. Gli astri questa lunedì vi consigliano di rivedere l'ultima stagione di Gomorra, la serie TV Sky che tanto ha appassionato gli spettatori. Roberto Saviano appartenente al vostro segno è lo scrittore del romanzo da cui la fiction è tratta. Salute. Salute senza ombre, ci mancherebbe altro con tutta la cura che riservate al corpo e al fitness. Se un amico racconta di assumere un integratore o un rimedio naturale, subito provate il desiderio di testarlo sulla vostra pelle, in pratica siete le cavie di voi stessi, per fortuna vostra sempre con esiti positivi. L'allineamento planetario rende questo un buon giorno per onorare le tue amicizie. Tuttavia, potresti scoprire che la comunicazione non è così facile come pensavi. Mettiti dalla parte dell'ascoltatore. Per lei, non solo Babbi Natale per strada. Oggi portate i vostri figli al cinema o a teatro. L'argomento è sempre natalizio, ma intanto piglieranno confidenza con lo spettacolo e prendendoci gusto entreranno nel mondo della cultura fin da piccoli. Per lui, inizialmente la folla vi diverte, così colorata, vociante, multicolore, ma dopo un po' vi sfianca, sentite il bisogno di allontanarvi imboccando strade meno commerciali e movimentate. Bello farsi regali, ma quando il consumismo supera la linea di guardia trasformandosi in affanno, il gioco non vi piace più. Colore delle emozioni, blu notte. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 7. Finanze, 6. Benessere, 7. Grazie per aver guardato l'idea. Spero di vederti presto.